Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Aspettandola, la rubrica dedicata alla presentazione della giornata di Serie A. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi i nostri opinionisti, Antonio Rea, giornalista di Napoleggiamo. Ciao Antonio, ben ritrovato. Ciao Andrea, un saluto a te e agli amici in ascolto. E Gennaro Perna, collega di Infonapoli 24. Ciao Gennaro, benvenuto. Ciao Andrea, ciao Antonio, un caro saluto a tutti. Allora, Gennaro, iniziamo con te oggi. Quale peso specifico assume nel percorso delle due formazioni la posta in palio questa sera al Vigorito tra Benevento e Torino? Allora, il peso specifico per le due formazioni è relativamente diverso perché la classifica sicuramente dice qualcosa di differente per il Torino e per il Benevento, anche se c'è da tenere in forte considerazione che il Benevento viene reduce da due sconfitte con lo stesso punteggio per 4-1 e quindi nonostante la buona classifica che ancora ha per essere una neopromossa e per gli obiettivi di stagione che ha, sicuramente gli uomini di Inzaghi dovranno provare questa sera ad invertire la rotta e quindi sostanzialmente ad ottenere un risultato positivo nella trasferta, nella partita in casa contro il Torino. Il Torino ha un necessario bisogno di punti, l'arrivo del nuovo allenatore sicuramente darà una carica in questo senso, però la classifica del Torino è una classifica veramente deficitaria, quindi punti importantissimi da un lato un Benevento che deve riscattare le due sconfitte consecutive e dall'altro un Torino che è ovviamente alla ricerca spasmodica di punti in classifica. Antonio, è intervenuto il cambio di panchina in casa Granata. Ti chiedo, Nicola è l'uomo giusto per risollevare le sorti del club di Cairo? Guarda, Nicola, diciamo che ha fatto, purtroppo per la sua carriera, è destinato sempre a subentrare. Non l'abbiamo mai visto con un suo progetto, diciamo, che parte dall'inizio. Comunque, se qualche volta è partito dall'inizio, poi la sua avventura si è interrotta. Quindi, da questo punto di vista, penso di sì, perché è un allenatore che ha fatto un miracolo quasi. Cioè un miracolo, no? Senza il quasi, con il Crotone, quando l'ha salvato in Serie A, ha salvato il Genoa che pure navigava in brutte acque, quindi come dire, si propone come un traghettatore nei momenti di difficoltà. Peraltro il Torino secondo me come rosa non deve stare nella posizione in cui si trova, quindi credo che ritrovando un attimino una serenità psicologica da parte dei calciatori, credo che per Nicola il compito non sia così arduo come possa sembrare. Quindi secondo me sì, è l'uomo giusto da questo punto di vista. Gennaro, Milan-Atalanta è senza dubbio il big match di giornata. Che tipo di partita vivremo domani pomeriggio allo stadio Meazza? Allora, partita sicuramente molto molto interessante tra due squadre che diciamo costantemente ormai sono nella zona alta della classifica, tra le altre cose il Milan da inizio anno è primo in classifica. C'è un Atalanta che arriva da due pareggi consecutivi, quelli ottenuti nelle ultime due giornate, quindi una squadra che sicuramente avrà una grandissima voglia di vincere quella partita, soprattutto sia per la propria classifica, sia per come dire, anche lo sfizio, chiamiamolo così, di battere la capolista. Il Milan, dal canto suo, diciamo, è una squadra in fiducia, una squadra che sta dimostrando onestamente di meritare la posizione di classifica che ha e quindi sicuramente reciterà un ruolo da protagonista nella serata. Dovesse anche sostanzialmente, poi i 3 punti di vantaggio che ha sull'Inter sicuramente danno una certa tranquillità, tra virgolette, agli uomini di Pioli. Quindi una partita dalle mille sfaccettature in cui l'Atalanta dovrà sicuramente provare a vincere. Antonio, dal punto di vista tattico, come si svilupperà il duello Pioli-Gasperini? Sono due concetti diciamo, tattici completamente diversi. Partiamo dal fatto che comunque il Milan lamenta ancora qualche assenza abbastanza importante, poi cioè farà meno sicuramente di Romagnoli che è stato squalificato, lo stesso Selemakers che è un giocatore che è arrivato diciamo, a fari spenti, però è
si è dimostrato molto importante nell'intelaiatura tattica di Pioli. Allora, l'Atalanta, come diceva giustamente Gennaro, viene da due pareggi piuttosto scialbi, diciamo, non hanno rispecchiato quella che è la solita Atalanta, quindi va valutata questa circostanza. Però l'Atalanta di solito nei big match si esalta, quindi poi è comunque un derby lombardo, quindi ci sono tutte le condizioni affinché si possa vedere la solita Atalanta, quella garibaldina con marcature a uomo, i tre centrali che vengono, diciamo, a prendere il proprio uomo anche sulla tre quarti avversaria, quindi per togliere spazio a un Milan che invece gioca più palla a terra con calciatori brevilinei, dove la tecnica la fa da padrona. Quindi questo, diciamo, sarà la chiave. Cioè, se il Milan riuscirà con la tecnica, con giocatori bravi palla al piede, tipo Brahim Diaz, lo stesso Çalhanoğlu, se riuscirà a superare questo pressing asfissiante che normalmente applica l'Atalanta, potrà far vincere la gara. Inoltre, anche sulle fasce si prevedono belle sfide, no? Da un lato Theo Hernandez, che se la vedrà con Atebo. Atebo, dall'altro lato Gosens con eventualmente Calabria, che sta vivendo veramente una stagione eccezionale. Quindi le fasce laterali e gli scontri a centrocampo saranno determinanti per le sorti del match. Gennaro, nel momento di maggiore difficoltà della sua annata, una Juventus non bella ma assolutamente concreta porta a casa il primo trofeo alzando al cielo la Supercoppa italiana. Quanto questo successo potrà incidere sul percorso in campionato dei bianconeri? È un brodino in un momento negativo o è l'ennesima ripartenza verso una marcia che tutti si aspetterebbero trionfale? Allora, è sicuramente una grandissima iniezione di fiducia per il gruppo bianconero e il gruppo squadra che aveva sicuramente bisogno, diciamo, in ottica crescita di portare a casa il trofeo. Sicuramente adesso la Juve, diciamo che, tranne per la battuta d'arresto contro l'Inter, dove praticamente non è scesa proprio in campo, veniva in campionato da un andamento che poi non era, sembrava in ripresa. La squadra di Pirlo, comunque, a mio parere, non ha ancora trovato quell'identità e il forte di gioco che le possa permettere di essere tranquilla. Domenica l'avversario è il Bologna, se non erro, Sì, Juventus Bologna. e Bologna, che comunque è squadra che potrebbe dare un'ulteriore lezione di fiducia alla Juventus se la Juve dovesse fare il risultato pieno, come è pronosticabile. Fermo restando che il Bologna, se non erro, nelle ultime sette ha perso soltanto con il Genoa, e quindi sostanzialmente è una squadra che ha la sua solidità. Però vincere i trofei fa sempre bene, fa sempre bene. È vero che la Juve ci è abituata a vincere. Però Pirlo ne aveva bisogno perché il suo progetto è ancora, secondo me, fortemente in progress, non è un progetto stabile in questo momento, quindi è sicuramente una bella iniezione di fiducia. Antonio, a te tocca purtroppo il rovescio della medaglia. Il Napoli riparte dall'insidiosa trasferta del Bentegodi. I partenopei sapranno ripartire di slancio oppure potrebbero accusare il contraccolpo psicologico del KO di Reggio Emilia? Ma guarda, mi riallaccio pure alla domanda precedente che hai fatto a Gennaro. Il Napoli, da questa sfida, secondo me, esce ridimensionato, ma più di quello che realmente poi ha detto il campo. Perché la partita di mercoledì sera, è vero che il Napoli l'ha impostata più sulla difensiva, ma era quello che poi avevamo anche pronosticato e previsto noi nelle nostre chiacchierate. Però poi se la vai ad esaminare, ci sono stati degli episodi a favore della Juventus e contro il Napoli, e poi il migliore in campo della Juve, oltre a Cuadrado, è stato il portiere. Quindi un rigore sbagliato, due episodi clamorosi con due parate veramente eccezionali del portiere. La Juventus si sì, ha avuto un pochettino di possesso palla e di predominanza del campo nel secondo tempo, però io tutta questa superiorità e quindi di conseguenza l'inferiorità del Napoli non l'ho vista, sinceramente. Quindi
Quindi da questo punto di vista ti dico che la partita di Verona è una partita contro un avversario che è dire ostico e dire poco. Juric è un ottimo allenatore, riesce a tirare dai suoi sempre il meglio e anche quest'anno abbiamo visto che malgrado gli abbiano cambiato praticamente buona parte della squadra, riesce sempre ad avere dei rendimenti eccezionali da parte dei suoi giocatori. Quindi il Napoli dovrà fare molta attenzione, chiaramente la sconfitta di mercoledì potrebbe incidere sul morale dei calciatori, però potrebbe anche, come dire, essere una scintilla positiva per avere come dire, un moto di rivalsa da parte degli uomini di Gattuso. Sicuramente Insigne e lo stesso Mertens avranno voglia di spaccare il mondo, quindi se si riesce a tradurre questa energia in energia positiva, potrebbe essere una buona cosa per gli azzurri per sbancare Verona e mantenersi nelle prime posizioni della classifica. Gennaro, a te chiedo sempre sul Napoli una battuta. Quanto è infelice l'espressione usata da Giuntoli che praticamente nel pre-partita ha detto che la Supercoppa non era poi questo obiettivo così importante nel corso di una stagione? Allora, sicuramente una battuta infelice, probabilmente mi ricorda anche un po' la battuta, se non erro, che fece Benitez prima della partita con l'Atletico Madrid nei preliminari di Champions. Non è Bilbao! molto Bilbao, Atletico Con Bilbao. Bilbao, No, scusa, ho detto Madrid, scusa. Sicuramente sono battute che non fanno bene all'ambiente, sostanzialmente, anzi, provano a togliere un po' di pressione, ma qualche volta probabilmente ne tolgono troppa. Però io ti dico la verità, io sono perfettamente d'accordo con quello, ti rubo 2 secondi, Sì, perfettamente vai. d'accordo con quello che diceva Antonio, perché il Napoli poi, sì, la Juve ha mostrato qualcosa in più, ma gli episodi sono andati totalmente contro gli azzurri. E ti aggiungo velocemente anche un piccolo dato statistico su Verona, che è vero che recita un ruolo da protagonista in questo campionato, ma si sta cominciando a staccare dalle prime 8. E la sconfitta con il Bologna la mette in una situazione di classifica che laddove non dovesse fare risultato a Napoli, dalle 9 sorelle, diciamo così, che si giocavano un posto importante in classifica, cominceranno a diventare 8 perché già dista 3 punti dal Sassuolo e quindi un ulteriore passo falso la potrebbe portare abbastanza distante dalle posizioni europee. Quindi partita importante per gli uomini per il giallo-blu, ma grande occasione per il Napoli per paradossalmente far staccare una squadra che comunque è sempre scomoda. Assolutamente. Antonio, so che tu sei un particolare fans del progetto Roma. I giallorossi ritrovano lo Spezia quasi per uno scherzo del destino, pochi giorni dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia. Se dovesse verificarsi un risultato negativo, Fonseca rischia? Guarda, dicevi bene, io sono sempre stato affascinato dal progetto Roma barra Fonseca, però ti ho sempre detto pure che l'ambiente Roma è un ambiente, secondo me, il peggiore che c'è in Italia. Quindi tutto ciò che sta succedendo intorno a questa situazione sicuramente non giova, diciamo, per il proseguo di questo progetto tattico. Leggevo addirittura che ieri c'è stato un mini ammutinamento da parte dei calciatori della A Roma. difesa del team manager licenziato. Difesa 3 c'è stato un battibecco con qualcuno dei senatori, i cosiddetti senatori dello spogliatoio. Chiaramente tutto questo non fa bene all'ambiente, anzi, contribuisce ancora di più ad accendere gli animi e a togliere tranquillità a questa squadra. Certo, la battuta d'arresto in Coppa Italia con lo Spezia, al di là veramente della brutta figura della sesta sostituzione, che è veramente clamorosa, comunque la partita l'aveva persa contro uno Spezia che comunque molti lo sottovalutano, ma lo Spezia è comunque una squadra che se la gioca sempre. Credo che, per rispondere alla tua domanda, credo che laddove si dovesse verificare un ulteriore passo falso, quindi non vittoria della Roma contro lo Spezia, e con tutto quello che sta succedendo nell'ambiente di Roma, credo che l'esperienza di Fonseca nella capitale sia al capolinea. Gennaro, quali insidie può nascondere per l'Inter la trasferta della Dacia Arena? Ricordiamo che i friulani hanno giocato mercoledì nel recupero con l'Atalanta.
Allora, le insidie, è chiaro che nel calcio sono sempre dietro l'angolo, perché comunque le partite vanno sempre giocate e sicuramente una trasferta in terra friuliana può sicuramente portare dei problemi. Però onestamente io rispondo alla tua domanda dicendo che le insidie per questa Inter in questo momento, dopo il risultato contro la Juve, dovrebbero essere veramente poche. Antonio, dopo il trionfo nel derby, la Lazio affronta un'altra partita importante ricevendo all'Olimpico il Sassuolo. Quanto è importante nello scacchiere tattico di Inzaghi l'assenza di Luis Alberto? E anche, non voglio dimenticare, quella di Luis Felipe. Due mancanze, a mio avviso, fondamentali. Sicuramente mancherà più lo spagnolo rispetto al difensore brasiliano, però in questo momento credo che la Lazio, le due squadre stanno vivendo un momento completamente diverso. La Lazio in fiducia viene da 3 vittorie consecutive, ha stravinto il derby per 3-0, quindi è, diciamo, come si dice in gergo marinaresco, col vento in poppa. Di contro il Sassuolo, nelle ultime 2 partite, ha fatto una sconfitta e un pareggio. Tra l'altro, il pareggio l'ha ottenuto all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, con un rigore contro il Parma in casa. Quindi la vedo un tantinello, diciamo, in discesa. E per richiamare quello che diceva Gennaro delle 8 sorelle, credo che il Sassuolo ben presto sarà un'altra sorella che abbandonerà, diciamo, le posizioni alte della classifica. Quindi sì, è pesante l'assenza di Luis Alberto per Inzaghi, perché è quello che, diciamo, ha il compito di, è come se fosse un regista avanzato della Lazio, è quello che allaccia la fase offensiva alla fase difensiva. Quindi è un giocatore determinante, che poi segna pure qualche gol, che non è mai male in una squadra. Quindi secondo me sarà un'assenza pesante, però la Lazio in questo momento è veramente sulle ali dell'entusiasmo e quindi non dovrebbe avere grossi problemi a battere il Sassuolo. Gennaro, chiudiamo la nostra chiacchierata con te. La lotta salvezza vive due snodi importanti con Fiorentina, Crotone e Genoa, Cagliari. Quale importanza assume come dire, il risultato di questi match? Potrebbero esserci panchine anche qui che saltano? Allora, per Fiorentina-Crotone è una partita, diciamo che la Fiorentina non è, secondo me, una squadra che dovrà preoccuparsi sul lungo periodo della zona salvezza, no? Seppur c'è passata, c'è stata dentro e adesso comunque un pochettino ne sta uscendo con la classifica attuale. Partita comunque delicata col Crotone, perché il Crotone viene proprio dalla bella vittoria col Benevento, vittoria convincente, quindi, come dire, il Crotone arriva carico. Se la Fiorentina dovesse riuscire a fare risultato, si tirerà fuori probabilmente quasi definitivamente da quelle zone. È chiaro che dovrà dare continuità, e il Crotone dovrà continuare a combattere. Quindi, situazione estremamente, partita sicuramente interessante, con punti importantissimi per entrambi. Per quanto riguarda invece Genoa-Cagliari, sicuramente è una partita, vabbè, lì come anche come dire, per la partita precedente, panchina in dubbio, io ne vedo, può essere soltanto quella del Cagliari sostanzialmente come partita in dubbio, panchina in dubbio, perché poi alla fine il Genoa con Ballardini ha dimostrato anche con la convincente vittoria in casa col Bologna che citavamo prima, sicuramente di aver trovato la strada giusta e l'alchimia giusta per poter, come dire, anch'essa uscire dalle posizioni che non le competono, sinceramente. Quindi forse il Cagliari, è chiaro che il Cagliari adesso deve continuare a fare punti e andare sostanzialmente, deve iniziare a fare punti per continuare, perché altrimenti la panchina è veramente a rischio. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Antonio Re e Gennaro Perna per la loro disponibilità. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Andrea, un saluto a Gennaro, un saluto a tutti. Ciao. Ascolto.